prima di morire mi disse: "In coppa alla lapide mia, ma da cipre vi ho voluto bene, pensatemi". Papà pensava sempre al popolo, è morto col suo popolo. Io direi Mario Merola uguale popolo. Cioè, perché io dove vado, vado, chiunque tiene una fotografia di Mario Merola in da casa, e per me è solo un onore. Ringrazio il popolo di Napoli, ma un po' tutto il mondo, perché anche in America ho visto le fotografie dappertutto di mio padre. A me papà mi manca tutti i giorni. Io questo dico ai giovani: peccato che adesso vedete solo i suoi film, le sue sceneggiate, e non l'avete conosciuto. Mario Merola è un grande lavoratore dello spettacolo. Mario Merola è cresciuto pane spettacolo. Papà è nato come cantante, poi all'improvviso si è messo sulle tavole di questo palcoscenico dove siamo adesso, che io presto debutterò a dicembre in Guapparia. E praticamente mio padre poi, da una sceneggiata, fu un grande successo, si facevano quattro spettacoli al giorno, pensa un po', e da lì è stato acclamato un re della sceneggiata. L'unico e inimitabile. Poi dopo sono nati altri grandi artisti, però quando si parla di un re della sceneggiata, ovunque voi andate, dicono Mario Merola. E io dico ai giovani che vada persa, però il discorso è questo: mio padre ci ha lasciato un tesoro. Sceneggiata, canzone, film. Guardate chi era Mario Merola. Mario Merola è un cantante del popolo, però attaccato anche dei testi sociali, come perché L'ultimo emigrante, come ha fatto delle canzoni di Bovio, di Giacomo, cioè anche la cultura, non solo quella napoletanità popolare, ma è arrivato anche in America, in Australia, a Casabianca, ha cantato mio padre. E diciamo che è stata una soddisfazione per noi napoletani avere avuto un artista, che abbiamo un artista, che ancora oggi con le sue canzoni, con i suoi film, è conosciuto in tutto il mondo. Una volta andai in vacanza, figurati, sono stato in Messico e mi hanno detto: "Tu sei un figlio di un zappatore", cioè loro il zappatore l'hanno fatto in tutte le lingue, in tutto il mondo, un film, pensa un po', chiamavano un zappatore. Mio padre era un esempio per tutti, però ripeto, quello che manca più al popolo napoletano è l'uomo Mario Merola. Che l'artista lo sappiamo tutti chi era, ma l'uomo, forse i giovani di oggi non lo conoscono, non l'hanno potuto conoscere, ma l'uomo Mario Merola era qualcosa di... A Napoli si dice un babà. Chi era Mario Merola? Mario Merola nasce al porto di Napoli. Al porto di Napoli lavorava, poi ha fatto un bersagliere e poi è nato come... Però ti voglio dire anche un'altra cosa molto importante, che dal 15 al 22 marzo, 15 al 22 marzo, la MSC, la bellissima e famosa nave, ha voluto omaggiare insieme al direttore Vacalepre, la prima firma del mattino degli spettacoli. Ci sarà una crociera Merola Cruise dedicata a mio padre, dove io parteciperò, canterò, insieme a me saranno altri grandi artisti, con anche mia moglie Marianna Mercurio. Ma quello che è più importante è una crociera, la prima, dedicata a Mario Merola. Nessun artista ha fatto mai un omaggio, è stato fatto un omaggio a bordo della nave. Mi ricordo che quando abbiamo vinto il Festival di Napoli, quando ha vinto L'ultimo emigrante, ho partecipato in quella voce, quando dicevo tu che sei stato l'ultimo emigrante. Anche oggi abbiamo questo problema degli emigranti, perciò questa grande canzone è ancora attuale, rimarrà sempre attuale. E praticamente io vidi mio padre piangere, gli dissi: "Papà, ma perché stai piangendo?" E lui disse: "Perché io posso perdere, se tu che non mi hai perdere a papà". E questo è un aneddoto molto bello, perché diceva: "Io ho vinto tutto nella vita, sto piangendo per te, perché se non vinci, ma piglio collera, mi rimango male". E questo era mio padre. Questo è un aneddoto di tanti aneddoti, perché poi ce ne stanno tanti che veramente bisogna fare una giornata. Secondo te, oggi come oggi, c'è qualche artista pure emergente che può ambire, può arrivare ai livelli di... Guarda, io auguro a tutti, perché, ma ti faccio una domanda io a te:
esiste una tua Maradona? Noi possiamo. Io sono un figlio del suo sangue, lo posso ricordare, lo posso far fare bella figura dove vado, vado. Questo cognome andrà sempre su. Ma ripeto, a me mi devono giudicare come Francesco Melo, perché di Mario Melo ce n'è uno solo, è Niccioli Giovanni.